forse il serpeggio della discussione, forse su questo si possono avere idee diverse. E se è vero quello che sostengono molti difensori dell'opposizione a questa riforma, che essa, se applicata, metterebbe in discussione la nostra stessa democrazia parlamentare, e sarebbe un grave rischio. Segnatamente Renzi dice che questa riforma non tocca la prima parte della Costituzione, però quando si nominano dei parlamentari quali hanno l'immunità, così come quelli che sono stati eletti e invece loro non sono stati eletti, e quando questo Senato agisce in un sistema parlamentare in cui il Presidente del Consiglio è nominato e ha una rappresentanza parlamentare composta dalla maggioranza assoluta, perché col premio di maggioranza c'è la maggioranza assoluta, non vengono messi in discussione gli equilibri tra i poteri dello Stato, così come la Costituzione li ha prefigurati? Cioè, io credo, contrariamente presumo ad alcuni di voi, che la prima parte della Costituzione possa essere toccata. Continuo a pensare che ci sia un problema di informazione in questo Paese, articolo 21. Quando i costituenti scrissero l'articolo sull'informazione, il diritto ad essere informati, e non avevano nessuna conoscenza della televisione. L'articolo 21 è della prima parte della Costituzione, ma è cruciale. Senza un'informazione libera, abbondante, imparziale, questi tre aggettivi sono quelli usati da Ciampi nel suo messaggio al Parlamento, quando Berlusconi fece la legge che in realtà salvava se stesso e tutto il suo conflitto di interessi, secondo punto, e quindi sono da tenere con grande cura. C'è un problema di conflitto di interessi, adesso perché non c'è più Berlusconi nel governo il problema non c'è più, il problema esiste, bisogna regolamentare il conflitto di interessi, e dove? Nella prima parte della Costituzione, non voglio sbagliare qui, ma credo che sia l'articolo 40 dove si parla della proprietà privata che deve essere sottoposta a controlli anche a fini pubblici, quindi c'è un secondo articolo che deve essere riscritto e che chi davvero vuole aggiornare la Costituzione dovrebbe riscrivere. Io continuo a pensare che il famoso articolo 7 della Costituzione, quello che inserisce i patti lateranensi nella Costituzione, debba essere cancellato. Però c'è qualcosa di più, perché chi legge la Costituzione, l'articolo 7 e l'articolo 8 insieme, si rende conto che l'articolo 8, che stabilisce parità di trattamento per tutte le religioni, è in chiara contraddizione con l'articolo 7. Cioè l'articolo 7 deve cadere esattamente perché l'articolo 8 già disciplina la parità di trattamento fra le varie religioni. E qui c'è l'altra replica dei renziamboschiani, che diciamo così. Ma voi volete continuare in un paese che ha avuto 63 governi dal 1945 a oggi e quindi questa enorme instabilità, e questo naturalmente fa leva anche su quello che l'ambasciatore USA non sa, però dal punto di vista della stabilità è sbagliato dire che questo è stato un paese fortemente instabile. Dopodiché, ha ragione Sergio Cassese, qualche volta i governi hanno governato male, però vorrei ricordare al capo del governo attuale che lui è in carica dal 22 febbraio del 2014, cioè da 2 anni e mezzo oramai, e quindi anche lui ha goduto di una qualche stabilità. In aggiunta, con questa Costituzione e questi governi, l'Italia nel 1990 era diventata la quinta potenza industriale al mondo, e oggi, nonostante 20 anni di casini combinati, sì, anche da Pier Ferdinando, così, ma combinati dai partiti, noi siamo addirittura l'ottava potenza industriale al mondo. Quindi la tesi che bisogna cambiare con queste riforme per avere dei governi stabili non ha nessun fondamento, anche perché queste riforme non stabilizzano affatto il governo. Ma se vogliamo pensare dove sta la stabilità, dobbiamo spostare il discorso sulla legge elettorale. Allora, no, io non credo che si possa leggere la storia italiana come la storia di un paese etero diretto, anche perché in moltissimi casi siamo responsabili noi, sia dei nostri insuccessi che dei nostri successi. Cioè, certamente ci sono delle forze che interagiscono con l'Italia.
c'è chi ha la forza economica di investire o di disinvestire o di ricattare, cioè le grandi banche forse stanno facendo un piccolo ricatto che poi non porterebbero avanti perché l'Italia è troppo importante per loro destabilizzarla, e quindi suggerirei di non seguire la strada del fatto che siamo stati un paese sotto ricatto nel quale qualcuno riusciva a far eleggere governi o farli cadere e così via. Abbiamo fatto quasi tutto noi. E per dire che non è vero che improvvisamente abbiamo bisogno di qualcosa che serve a rendere stabili i governi, perché anche i nostri governi instabili sono riusciti a fare quello che dovevano fare e hanno prodotto dei cambiamenti significativi. Chi pensa cos'era l'Italia nel 1946 o a cos'era l'Italia nel 1960 e guarda l'Italia nel 2016, vede che siamo comunque andati molto avanti. Non c'è, da questo punto di vista tutti i dati, tutte le statistiche dicono che siamo andati avanti, che non significa che abbiamo raggiunto il livello della perfezione, ma che siamo andati avanti. E che quindi non si può pensare che se non passa la riforma noi rimaniamo un paese di terzo ordine. Le ragioni che Renzi utilizza per introdurre questa riforma sono per l'appunto che bisogna stabilizzare il governo, che bisogna rendere il Parlamento meno intralcio rispetto al governo, che è ora di cambiare per esempio nei rapporti tra Stato e Regioni, che è il famoso titolo quinto, cioè che è ora di cambiare molte cose, perché, e qui lo dice, siete soddisfatti di com'è la situazione attuale? Se non lo siete, votate queste riforme. Allora, la risposta è che non siamo soddisfatti della situazione attuale, ma non siamo affatto sicuri che votando queste riforme la situazione migliorerà. Anzi, la mia posizione è che votando queste riforme la situazione peggiorerà, cioè ci sarà uno squilibrio nei rapporti tra governo e Parlamento, data la riduzione dei poteri del Senato, ci sarà uno squilibrio tra gli elettori e la Camera dei Deputati, data la legge elettorale, ci sarà uno squilibrio di nuovo tra lo Stato e le Regioni, perché lo Stato sta togliendo parecchi poteri alle Regioni e non sono sicuro che lo Stato sia in grado poi di esercitare questi poteri. La motivazione è una motivazione sbagliata e le ricette sono sbagliate, ma vi troverete nella palude. Io di solito a questo rispondo che se vince sì ci troveremo nelle sabbie mobili, perché loro non sanno poi come fare ad andare avanti, hanno messo in moto dei procedimenti che non controllano, le cui conseguenze non sono in grado di valutare. La replica è semplicissima, sul piano delle riforme è che in Parlamento si possono fare delle riforme migliori anche rapidamente, avendo imparato qualcosa da questo dibattito. Cioè, chi di noi mette in discussione che il PNEL debba essere abolito? Basta un articolo unico che dice il PNEL è abolito e in tre mesi, in pochi giorni, può essere fatta questa riforma, perché in Parlamento si trova una maggioranza sicuramente riformatrice. È necessario cambiare il Senato? Sì, però cambiarlo secondo le linee che ho suggerito, quelle del Bundesrat, se vogliamo cambiarlo. Però il problema era il voto di fiducia. Tolgano il voto di fiducia e il Parlamento può funzionare ugualmente. Quindi il no non è un no che fa crollare il paese, il no è no a queste riforme, apriamo la strada a un altro tipo di riforme che possono essere fatte rapidamente, e apriamo la strada, se necessario, a un altro governo, se questo governo non è in grado di imparare dal dibattito che abbiamo avuto fino adesso.